Ma la DSM cosa aveva in mente di fare? No, lo chiedo per un amico, non è che mi interessi molto. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast. E ben ritrovati ovviamente al nuovo processo La tappa numero 17. Oggi vediamo un volto nuovo, finalmente dopo un po' di volte che ci ha provato in questo Giro d'Italia, ma non solo. Vincere Gorg Steinhauser con una bellissima azione partita lontano dall'arrivo quando mancavano già un bel po' di chilometri. E oltre a questo, però, ne abbiamo viste delle belle anche oggi. Anche oggi non ci siamo annoiati. Bellissima tappa perché appena sono partiti i corridori dovevano fare subito il passo sella. Sono partiti forte. Il mio favorito di ieri era Nicola Conci, vi avevo detto. È stato molto attivo, è stato uno di quelli che ha attaccato di più nel passo sella e che poi ha attaccato anche nella vallata successiva, era davanti nel passo rolle, fin quando non si è messa davanti a tirare la DSM. Ha chiuso sui fuggitivi e poi si sono fermati. E poi Bardet non si è più visto, quindi non si sa cosa avevano in mente. Se per caso qualcuno ha dei contatti all'interno della DSM, ce lo faccia sapere qua sotto nei commenti e ci dica cosa volevano fare, perché siamo, penso, tutti curiosi di sapere cosa aveva in mente. Ma non dilunghiamoci molto sulla DSM che forse voleva replicare la Movistar. Fatto sta che sono andati a chiudere sui fuggitivi, dopo che hanno chiuso sui fuggitivi, che hanno tenuto un bel passo nella discesa del rolle e all'inizio della salita successiva, fin quando poi hanno ripreso i fuggitivi e il gruppo si è ricompattato. Il gruppo, in realtà, quello che rimaneva del gruppo, perché non era un gruppo compatto, erano pochi corridori rimasti là davanti, quelli che andavano forte in salita. Da segnalare nei primi due GPM, molto attivo anche oggi, Pellizzari dopo la giornata di ieri, ha guadagnato un bel po' di punti per la maglia blu, peccato che davanti c'è Pogačar e ne ha troppi. Comunque, primo GPM, che era quello del Passo Sella, era anche la cima coppia alla fine di questo Giro d'Italia, è passato davanti Pellizzari, davanti a Quintana. E seconda salita che era quella del Rolle, anche lei è passato davanti, quindi ha guadagnato un bel po' di punti. Vi lascio anche qua la classifica della maglia blu, visto che ne sto parlando e visto che anche questa la sta dominando Pogačar, perché gli arrivi di tappa ti danno tanti più punti rispetto ai GPM che ci sono nella tappa. Quindi buona corsa per Pellizzari, che ci fa ben sperare per il futuro, perché comunque ha 20 anni il ragazzo. E detto questo, però, andiamo a vedere cosa è successo nella tappa di oggi nel dettaglio. Prima di andare a vedere quello che è successo, però, non dimenticatevi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. A voi non costa niente, è gratuito, ma per me può fare una grande differenza. E non vi rubo altro tempo e andiamo a vedere la tappa di oggi. Vi ho già raccontato la prima parte, siamo arrivati nelle ultime salite, si faceva poi per due volte il passo Brocone. Oggi tappa corta, però con tantissimi metri di dislivello, tappa molto dura, è stata anche molto bella da vedere. Le temperature alla fine hanno trovato una prima parte di corsa che non pioveva, con delle temperature però molto basse, e nella seconda parte di corsa poi ha anche iniziato a piovere. Prima di affrontare il passo Brocone per la prima volta c'era un'altra salitella da fare, dove sono usciti fuori i due corridori che poi se la sono andata a giocare. Uno è proprio Gorg Steinhauser e l'altro era Gebrezhabiye della Lidl Trek. Hanno guadagnato all'incirca un minutino, dietro di loro ha provato a uscire fuori Frigo assieme a Scaroni, non sono riusciti ad andare a chiudere sui due di testa. Dietro il gruppo, diciamo, l'UAE in primis, non gli interessava molto l'azione dei fuggitivi, anzi, gli andava bene la situazione che si stava creando, gli andava bene che i fuggitivi arrivavano. Ma le squadre comunque di classifica si sono comunque messe davanti. La DSM ha rispeso un altro uomo, l'unico che era rimasto dopo la tirata che aveva fatto prima per avvantaggiare Bardet o avvantaggiare non sappiamo chi, e sono rimasti all'incirca sui 2-3 minuti. Finché nel primo passo Brocon, poi dei due fuggitivi davanti, Gorg Steinhauser va via da solo, stacca Gebrezhabiye e si invola verso la sua prima vittoria in carriera. Arrivato così all'imbocco dell'ultima salita, all'imbocco dell'ultimo passo Brocon, con all'incirca 3 minuti di vantaggio. Dietro il gruppo comunque non sta forzando il ritmo, il gruppo inizia la salita tirato dal team Ineos. Ineos che ha in classifica Geraint Thomas al terzo posto e Timen Arensman al sesto posto. Quindi si trovano davanti alla salita, non fanno un ritmo forte. Difatti Steinhauser non perde il vantaggio e finché a un certo punto però attacca Daniel Martinez dal nulla. Poi
Pogacar ovviamente gli va dietro, quando vede qualcuno scattare più forte di lui gli va dietro, in poco lo riprende, gli altri lo inseguono e nel mentre Ben O'Connor si stacca. Ieri vi avevo accennato che oggi potevano uscire fuori situazioni di questo genere, poteva saltare qualcuno della classifica e così è successo. Non è successo per Bardet, che ha fatto tirare la squadra, ma è successo per Ben O'Connor, che un po' di secondi gli ha persi. Vi lascio qui la classifica della top 10, anzi la top 20 aggiornata, perché da quando poi si è staccato Ben O'Connor, vabbè, ha scattato Martinez, si è messo davanti Pogacar, e secondo me Pogacar si è messo davanti in realtà per avvantaggiare Maika, perché ha dato delle dichiarazioni pre-tappa che gli sarebbe piaciuto ieri vedere vincere Rafał Majka. Visto tutto il lavoro che fa per lui, non solo in questo Giro d'Italia ma in tante altre corse a tappe, gli sarebbe piaciuto vederlo vincere, però ieri era stanco e si è messo davanti. Il problema è che in volto lo vedevamo che era molto tranquillo lui, ma dietro lui si era creato un buco e dal nulla è andato via. Steinhauser aveva già un bel po' di vantaggio, quindi si vedeva che non era il suo obiettivo andare via dal gruppo e si vedeva che non gli interessava andare a prendere Steinhauser. Dietro non si sono minimamente interessati dell'attacco di Pogacar, perché ovviamente per loro è imprendibile, e quindi la situazione poi è stata questa. Tiberi si è accorto che Ben O'Connor si stava staccando, ha fiutato la quarta posizione della classifica generale e si è messo davanti a fare il ritmo. Nel mentre Timo Arensman, che aveva anche lui tirato un po', si era anche leggermente staccato e qualche secondino l'ha perso anche lui da Antonio Tiberi. La situazione poi è stata questa, quindi Steinhauser ha vinto la sua prima vittoria in questo Giro d'Italia dopo il terzo posto nella tappa di domenica. Pogacar arriva secondo, staccando tutti, e prima posizione del gruppetto, terza posizione per Antonio Tiberi, che è andato anche a guadagnare grazie agli abbuoni. Bella tappa anche oggi. E aspetto qua sotto i commenti degli amici di Armstrong e non mi dilungo su questo argomento. Andiamo a vedere però la tappa di domani, la tappa numero 18, che è la Fiera di Primiero, Padova. 178 km e soli 558 metri di dislivello. Ritorneremo a vedere le ruote veloci e anche qua vediamo i velocisti come saranno presi dopo tutte queste montagne che hanno affrontato in questi giorni. Vediamo chi sarà più fresco. Altri velocisti hanno abbandonato la corsa, tipo David Dekker oggi, tipo Phil Bauhaus sabato, quindi ci saranno ancora meno velocisti che andranno a impensierire la volata di Jonathan Mina. Ma se devo dirvi un favorito per domani, vi dico Alberto Dainese, perché l'arrivo di Padova per lui è l'arrivo di casa. E siccome il suo giro è iniziato non benissimo secondo me, ma è sempre migliorato giorno dopo giorno nelle volate, io mi aspetto un Alberto Dainese che domani va a trionfare. E vi dico anche occhio alle fughe, perché la terza settimana del giro, quando ci sono queste tappe, capita che può arrivare anche la fuga, tipo l'anno scorso o due anni fa ha vinto Magnus Kort la tappa, sì, una tappa simile a questa, e può capitare secondo me una situazione di questo genere. Quindi stiamo attenti anche alle fughe di giornata domani. E detto questo però abbiamo visto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.